slogan di Maroni "Prima il Nord"? E vi sareste mai immaginati un collegamento fra la discarica più grande d'Europa, Malagrotta, che si trova a Roma, e la nostra regione Lombardia? Cerchiamo di spiegarvi che cosa è successo in questi giorni. Il 9 aprile c'è il Consiglio regionale. Vengono presentate due mozioni bipartisan che avevano come oggetto lo stesso contenuto, cioè la richiesta di impegno da parte della Giunta e del Presidente Maroni delle risorse per la cassa integrazione in deroga. Una mozione peraltro condivisibilissima, infatti noi l'abbiamo anche appoggiata e votata. Sempre il 9 aprile esce un articolo sulla Repubblica in cui si informa che il Ministero dell'Ambiente invia una nota a varie regioni, fra cui la Lombardia, richiedendo la disponibilità a ricevere rifiuti perché in buona sostanza la discarica di Malagrotta chiude. A questo punto l'assessore regionale all'economia Massimo Garavaglia, quello della giunta Prima il Nord, dichiara alla Repubblica: li prendiamo questi rifiuti romani di cui vi parlavo, ma solo se il governo ci dà i 300 milioni della cassa integrazione. E anche su Libero esce la dichiarazione con questo testo: se ne può parlare a patto che da Roma arrivino subito i 300 milioni di euro che ci spettano. I consiglieri del Movimento 5 Stelle Lombardia si sono fatti una domanda: il finanziamento della cassa integrazione in deroga per caso è diventato oggetto di trattativa in cambio della disponibilità ad incenerire i rifiuti provenienti dal Lazio? E se n'è accorto anche Maroni, perché ha definito un atto dovuto quello dei 300 milioni. Però sull'apertura del suo assessore al bilancio ha detto che si trattava di una sottile, forse troppo sottile, provocazione. Eh no, si è trattata di una grossa, forse troppo grossa, mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori lombardi e delle loro famiglie in difficoltà. Siccome noi siamo dei cittadini semplici che sono finalmente entrati all'interno delle istituzioni, proprio stamattina abbiamo protocollato una question time con richiesta immediata per l'assessore Garavaglia di venire davanti a tutto il Consiglio regionale in aula a innanzitutto confermarci se queste dichiarazioni della stampa corrispondono al vero e, se così fosse, di darci delle giustificazioni. Oppure, non so, farci delle lezioni sul suo modo di intendere le sottili provocazioni, perché noi non l'abbiamo capito.